precediamo a questo weekend di passione. Comunque vada, sarà sicuramente una festa rimandata, ufficiale, chissà, lo scopriamo insieme. Partiamo. Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14 ancora per parlare del Napoli, ovviamente sulla scia di quanto dicevano gli amici con Gianluca Gifuni. I vostri messaggi al 339-666-9990. Stiamo preparando una maratona pazzesca anche noi qui a Radio Marte, ovviamente se dovessero andare le cose per il verso che ormai tutti conosciamo, ufficiale Napoli Salernitana già da ieri alle 15, domenica, poi Udinese Napoli giovedì alle 20:45. Ne parliamo di questa preparazione anche, come dire, sul filo, perché chiaramente non dipende solo dal Napoli, con il capo servizio dello Sport del Mattino, Francesco De Luca. Ciao Francesco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno e grazie. Grazie per essere con noi, complimenti innanzitutto per il premio Ischia che avrai, riceverà quest'estate, meritatissimo, sei insomma una firma, è un giornalista importante da molti anni, quindi complimenti davvero. Grazie mille. E sono felice di aver lavorato anche con te per qualche tempo. Francesco, allora, è una situazione anche abbastanza inedita quella che per la quale ci stiamo preparando, perché il Napoli gioca, come arcinoto, domenica alle 15, c'è un piano traffico, maxi isola pedonale, parleremo anche più tardi nel dettaglio per aiutare gli amici che ci scrivono, anche alcuni disperati che non sanno come arrivare allo stadio, hanno preparato il piano diciamo familiare per sabato invece va su domenica. Per il filo è ovvio, perché se la Lazio dovesse battere l'Inter non parleremo di niente alle 15 in poi, o di poco. Così è il calcio di oggi. Sì, è così, cioè questa situazione molto particolare. Io credo che, ma vedo che si è aperto un dibattito, opportuno o meno fare questo spostamento. Io credo di sì, perché le ragioni di ordine pubblico credo che debbano prevalere rispetto ad altre, a quelle organizzative. Ed è chiaro che qui chi governa la città e chi gestisce l'ordine pubblico si è posto un problema. Il problema è quello di rischiare, nel caso si fosse giocato sabato alle ore 15, con la partita strettamente collegata il giorno dopo, di avere una situazione, vorrei dire, non preoccupante, ma sicuramente molto caotica in città, perché è prevedibile che la festa sarebbe cominciata in caso di vittoria domani, già domani pomeriggio, e sarebbe durata fino alla notte di domenica. E questo non credo che nessuno lo volesse e lo potesse sopportare, e quindi è stata adottata questa soluzione. Naturalmente io posso comprendere il malumore a Salerno, perché non è stata spostata anche la partita della Salernitana, così come il possibile malumore dell'Udinese, non lo so, però credo che mai come questa volta ci fosse un reale problema di ordine pubblico e è stato affrontato in questo modo. È una situazione anomala, certo, perché poi facendo tutti i dovuti scongiuri si potrebbe scoprire ancora prima che cominci Napoli-Salernitana che Napoli-Salernitana non ti darà lo scudetto, perché aritmetico, è chiaro, quello sul campo è stato conquistato da settimane. Perché se la Lazio vince a Milano il discorso è chiuso ed è rinviato alla successiva partita. No, diciamo, è anche divertente viverla così sotto certi aspetti, insomma, perché è un unicum e siamo pronti per affrontare da tifosi, da addetti ai lavori, insomma. Beh, anche tu, caro Francesco, ne parlavamo ieri, scusa ti interrompo, con Pino Taormina. Prego. Interviste molto interessanti ieri e oggi, Amsic e oggi Paolo Cannavaro, parlavamo ovviamente di speciali, tra l'altro storici, che conservo come una reliquia dei primi due studenti, che sono in stand-by anche quelli, come il nostro palinsesto. Sì, è tutto in stand-by, è una specie di, anche i nostri speciali stanno in frigorifero con lo champagne, esatto. Come ha detto Spalletti. Bellissimo. Però insomma è bello comunque arrivare a questo momento, è stato molto bello, questi ragazzi se lo sono meritati, la società, Spalletti e ovviamente anche tutta questa grandissima tifoseria che insomma dopo 30 anni merita, dopo oltre 33 anni merita questo momento. Io stamattina sono rimasto molto colpito, dico una cosa proprio personale, venendo qui al giornale in taxi con il tassista che mi ha lasciato qui al centro direzionale. E poi mi ha detto, dice, sa, adesso questa grande domenica io sto cercando un autodesivo con lo scudetto e il numero 3. Ho detto, vabbè, ma penso che si trovino, insomma. Dice sì, si trova, perché lo devo portare sulla tomba di mio padre e di mia madre, perché erano dei grandi tifosi. Si è messa a piangere. Bellissimo.
Beh. E resti un po' colpito da queste cose, perché poi ti fa capire che coinvolgimento c'è da un punto di vista emotivo su questa partita, che sarà sicuramente sarà una domenica da ricordare comunque vada. E poi questo scudetto, insomma, poi caro Dario, stiamo parlando del tra virgolette del nulla, perché questo scudetto il Napoli già l'ha vinto. Sì, esatto, stradominando il campionato. È semplicemente per fare un divertimento. Ecco, divertiamoci così, aspettiamo questo momento che sicuramente sarà molto bello. Assolutamente sì, poi avremo modo di riparlarne quando a cose fatte, a matematica appunto raggiunta, però te lo chiedo già, è lo scudetto del coraggio, del merito, della programmazione, del talento. È lo scudetto di una società che spesso di un presidente, ecco, perché poi società Calcio Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis, è un presidente che non è stato capito. Per molti anni non è stato capito a Napoli. Ed è poi lo scudetto, è un vero scudetto di squadra. Sì. Un vero scudetto di squadra, e lo dimostra il gol che poi ti resta nella mente, che è il gol di Raspadori, con un'azione, è stato detto da molti in questi giorni, con un'azione che è stata impostata da 3 giocatori che erano partiti alla panchina. 14 gol segnati da subentranti, quindi massimo onore a Quara, Osimhen, Kim, Meret, Lobotka. Però poi è lo scudetto di squadra, che è un po' il discorso che il grande Spalletti aveva fatto quando era venuto a Napoli. Da soli non si va da nessuna parte, cioè la grande individualità, il Napoli ha dei giocatori da un punto di vista individuale straordinari, come appunto come Quara, come Osimhen, però non vai da nessuna parte. Se non c'hai questo non riesci ad andare da nessuna parte. È vero, assolutamente così. Grazie Francesco, ancora complimenti per il premio. Ne riparliamo, ovviamente poi col mattino tanti speciali, domenica sul lunedì dovesse andare in quel modo, o anche se non dovesse andare, chiaramente ci sono tanti approfondimenti. Grazie al capo dello sport del mattino Francesco De Luca, molti messaggi da parte vostra al 339-666-9990, tra un po' andremo anche a Salerno per capire come si vive questa partita, chiaramente i salernitani sono anche quelli sereni, ovviamente, sono anche molto motivati, giustamente, a questo balletto che c'è stato con lo spostamento per ragioni di ordine pubblico, per le quali noi dobbiamo alzare le mani, diceva anche Francesco, non ho le competenze, le conoscenze per dire no, si poteva fare diversamente, ma perché questo slittamento? Se ci sono motivi di ordine pubblico, io non ho le competenze, le conoscenze per dire è stato sbagliato, oppure non c'erano motivazioni di ordine pubblico. Ci sono, evidentemente. Quindi cerchiamo di arrivare a questa partita e a questa domenica con grande serenità, voglia eventualmente di festeggiare, dipende da Inter-Lazio, e la voglia anche di stare insieme serenamente, perché questa squadra va certamente festeggiata, va elogiata, non sarà matematico domenica, lo stesso ci dovrebbe essere un derby di festa, anche perché la Salernitana sta per raggiungere un splendido risultato, quello della salvezza, della permanenza in Serie A, sarebbe la terza stagione consecutiva in Serie A. Se festeggiano domenica, scrive questo amico, e poi andiamo in pubblicità, il 4 giugno non ci sarà nulla, chiedo per me che abito a Milano, sono impossibilitata a scendere, mi sto dannando l'anima. Tranquilla, cara amica, perché il 4 giugno sicuramente ci sarà la festa finale, anche perché il 4 giugno, o il 3, se dovesse essere anticipata al 3, Napoli-Sampdoria, la Lega Calcio consegnerà ufficialmente la coppa dello scudetto alla vincitrice, al Napoli evidentemente, e quindi domenica 4 giugno o 3 giugno certamente ci sarà qualcosa, anche una festa organizzata, le piazze, gli artisti, i calciatori, insomma ci sarà una festa ancora più organizzata, anche più distesa, più proprio bella del Napoli. Ci fermiamo tra un po' per parlare anche della Salernitana, andiamo a Castelvolturno, poi le ultimissime, anche i dettagli sulla maxi isola pedonale, per darvi alcune informazioni utili per arrivare appunto al centro della città o per arrivare già da prima allo stadio. Ci fermiamo pochi istanti e poi torniamo. Marte Sport Live. Napoli. Marte Sport Live. Eccoci tornati, un po' di messaggi da parte vostra, ma quando mai, se avesse vinto il Napoli sabato sarebbe stato un deflusso normale come le altre partite, in attesa di domenica. Roberto scrive, vabbè ragazzi, ormai questa è la situazione, quindi dobbiamo accettarla. Se non dovessimo festeggiare per i risultati, aspettiamoci dello sfottò di altri tifosi, perché non aspettare, c'è il rischio che ci rideranno dietro, Antonio. Sì, vabbè, sicuramente c'è un po' di rischio, nel senso che è chiaro tutta questa, però non è che il Napoli ha voluto, non è che i tifosi hanno voluto, è motivi e motivazioni di ordine pubblico che hanno indotto
a spostare la partita. Attenzione, non è che c'è stata una volontà dei tifosi, eccetera. Poi tutto viene mischiato nei social soprattutto, e quindi napoletani così, napoletani così, come se tutti i napoletani, tutti i tifosi hanno voluto fare questo tipo di scelta. Non è così assolutamente, però insomma vedremo, vedremo ragazzi. Napoli comunque sta per vincere lo scudetto, che avvenga domenica, che avvenga giovedì, perché ricordiamo giovedì c'è l'altro giovedì Udinese-Napoli, che avvenga poi Napoli-Fiorentina di domenica alle 18, arriverà questo momento, quindi siamo sereni in questo senso. Allora, come ho detto anche a Gianluca, non condivide il posticipo della partita, al di là del lato organizzativo, da un punto di vista sportivo si sposta per l'ennesima volta la pressione su di noi e sappiamo cosa questo ha comportato in passato. È vero che lo scudetto ormai è vinto, però domenica non sarà una passeggiata, e la Lazio è una squadra che può vincere a Milano. Luca da Roma, hai ragione, anche la Salernitana è una squadra in forma, è una buona squadra, che ha asfaltato il Sassuolo, che ha pareggiato 1-1 a Torino nella precedente partita con i Granata, meritando anche di vincere, quindi sta in forma sicuramente. Dipende da Inter-Lazio, scrive anche Giulio Ashford, che saluto. Anche da Napoli-Salernitana, Dario, sì sì, sicuramente lo sappiamo benissimo, è chiaro. Sì, però già Inter-Lazio finisce con 0-2, è chiaro che diventa 0-1, è chiaro che Napoli può vincere anche 10-0 per dire, ma resta sempre non matematica la vittoria dello scudetto. Leo da Quarto scrive: vorrei dedicare questo tricolore con tutto il cuore alla signora Leardi, a Ciro Esposito e tutti gli ex calciatori, al mio papà, mio nipote Maurizio, andate via da pochissimo. Caro Lello, ci uniamo a questo cordoglio, e sicuramente la signora Leardi sarà il nostro ospite telefonicamente domenica, se dovesse andare. Un ricordo a Gianni Di Marzio, chissà cosa avrebbe detto di questo Napoli e dello scudetto. Antonio, Club Napoli Castel di Romani, grazie Gianni, lo fai sempre, quasi ogni giorno, noi l'abbiamo fatto anche molto spesso, abbiamo anche ricordato in questi giorni di Memorial Gianni Di Marzio tenutosi a Casalnuovo. Davvero un ricordo commosso di Gianni, e anche la curiosità davvero di sarebbe stato bello sapere o sentire cosa avrebbe detto di questa stagione. Pasquale Salvione, caporedattore con Eurosport.it, ciao Pasquale, buongiorno e grazie per essere con noi. Ciao, buongiorno a tutti. State preparando anche per il Corrierosport.it speciali, super speciali, tutto diciamo sul filo, poi è chiaro che per quanto riguarda la radio, ma anche per quanto riguarda il sito internet, siamo abbastanza abituati, almeno su questo. Ma sì, questo. Sì, è un evento chiaramente speciale, e come tale va trattato, va preparato, e quindi il Corriere dello Sport seguirà questo weekend minuto per minuto, attraverso il sito, attraverso tanti contenuti multimediali, ma anche attraverso l'edicola, dove sono pronte edizioni speciali ovviamente per celebrare l'evento, ecco. Che già devono stare nella mia, diciamo, edicola o biblioteca casalinga. Pasquale, giustamente un amico poco fa ci scriveva dicendo una cosa giusta, intelligente, al di là poi del discorso matematico, se non sarà domenica può essere giovedì, se non sarà giovedì può essere con la Fiorentina, insomma dobbiamo solo fare un conto da rovescio, obiettivamente anche io mi sono svestito dai panni dello scaramantico, perché ormai davvero diventa quasi ai limiti della stupidità essere a questo punto, no? Negare questa vittoria a un passo. Però effettivamente vedremo cosa accadrà in Inter-Lazio, però le pressioni sulla squadra ci sono, e come. Poi è chiaro, se l'Inter non perde con la Lazio, le pressioni possono trasformarsi in grandissima carica. Ovviamente le pressioni ci sono, però immagino anche che insomma la carica che arriverà dallo scendere in campo domenica al San Paolo, in uno stadio che immagino colorato di azzurro come quelli che insomma girano nelle immagini di 33 anni fa, credo che dia una carica non inferiore alla squadra, perché sarà veramente emozionante giocare in quell'atmosfera. Io credo che quello, poi a prescindere da quello che sarà il risultato, sarà un'emozione unica per tutti i giocatori che domenica saranno in campo. Quindi il punto di vista tecnico non va sottolineato, cioè non va perso di vista giustamente, però io credo che poi dal punto di vista emozionale quello stadio domenica potrà sicuramente rimettere in piedi qualsiasi distrazione che la squadra potrà aver avuto da quella sera rientrando da Torino.
Allora, sono oggi su Corrierosport.it, Salernitana, sogno sgambetto in 1500 per caricare la squadra, ne parliamo con un ex dirigente della Salernitana, però insomma molto legato anche a Napoli ovviamente, Peppe Cannella, ciao Peppe, buongiorno. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Grazie per essere con noi. È chiaro che tutta questa situazione, lo chiedo all'uomo di sport, all'uomo di campo, al dirigente sportivo, oltre che caricare immensamente gli azzurri, se dovesse andare in quel modo che sappiamo Inter-Lazio, carica anche la Salernitana, è ovvio, perché questo balletto, questo rinvio forzato per motivi di ordine pubblico sacrosanti, cioè nel senso che non, sui quali non mettiamo becco, ripeto, però carica i Granata, o sbaglio Peppe? E come no, giocare in un ambiente di festa come quello che ci sarà domenica darà degli stimoli sicuramente importanti ai Granata. Poi tra l'altro vengono da 8 risultati consecutivi utili, faranno di tutto per guastare la festa, perché è capitato già quando vai in questi campi l'atmosfera ti fa avere delle energie che vengono fuori all'insaputa di tutti, però poi dopo se la strada prende il verso che negli ultimi tempi il Napoli ha saputo dare, credo che non ci sia altre strade che possa ostacolare questa marcia vincente. Eh sì, assolutamente Peppe, l'hai detto anche in tempi non sospetti qualche settimana fa. Sì, ci sono gli ultra della Salernitana, per carità, dicono non festeggiate a Salerno perché non sarebbe rispettoso, però non è che è un divieto, ma un invito. Ma ci sono anche molti salernitani che hanno preso le distanze da questa posizione e molti salernitani che, viva Dio, diciamo sono contenti per la vittoria dello scudetto del Napoli, come noi siamo contenti della salvezza della Salernitana. Poi dico cose banali, ma che non trovano grandissimi riscontri qualche volta. Ma guarda, il campanilismo ci deve essere. Sì, no, questo sicuramente. Però, ripeto, chi va sui social a esternare, a proporre queste tipologie di intervento sui tifosi è perché sotto certi aspetti sono un po' estremisti. Però la stragrande maggioranza del tifoso in generale campano del sud non può essere contento di questa straordinaria caratteristica del Napoli. Uno scudetto al sud significa anche portare economia, portare entusiasmo. Poi, per come si è sempre detto, io mi ricordo lui che diceva vincere uno scudetto a Roma come vincere una 5 a Milano, forse 10 nel nostro caso. Vabbè, comunque ci sta anche un po' di scottò, ci sta anche la rivalità, però bisogna essere realisti e accettare la supremazia degli altri. Sarebbe bello anche vedere partecipare la curva Granata diciamo a un entusiasmo generale, certo, di Roma Radona, però chi fare per la propria squadra e non fare con confusione, ecco. Ma infatti poi noi siamo fautori e promuoviamo il tifo a favore, non il tifo contro, quello lo mettiamo da una parte. Pasquale, nel salutare Pasquale Salvione, quello da sport.it, ti chiedo, arriva questa notizia particolare, leggo da tuttonapoli.net. Clamoroso Juve, mail agli abbonati dei pacchetti in Premium Club, rimborso del 30% in caso di B o in caso di assenza alle coppe europee. È chiaro che in questo momento si sta facendo strada, lo scrive il Corriere di Torino in particolare, ipotesi Pasquale che insomma la Juve debba patteggiare, possa patteggiare. Sì, è un'ipotesi che la difesa della Juve sta valutando. Chiaramente ieri sono state depositate le memorie della difesa, esatto, sì. E quindi bisognerà poi capire il margine che ci sarà. Chiaramente ci sarà un nuovo processo per quello che è stato la punizione, poi diciamo il nuovo processo da rifare per il primo filone, ci sarà il secondo filone, quindi c'è un tema molto aperto con la procura, con la FIGC, ed è evidente che il patteggiamento sia una delle soluzioni per evitare poi guai peggiori. Peggio, certo. Sicuramente non è un momento bello né dal punto di vista sportivo che né da quello societario per la Juventus. Grazie Pasquale, un abbraccio forte, grazie sempre. Grazie a voi, buona grazie, giornata. Buon lavoro, Corrierosport.it, nel salutare Peppe Cannella da dirigente di mercato. Soprattutto è il stato e sarà lo scudetto del coraggio oppure del talento, del merito, della competenza o di altro, Peppe? Ma si può scrivere di tutto, c'è un po' di tutto in questo scudetto: coraggio, fantasia, ambizione, scommesse. Quando si vince c'è tutto, bisogna, certo, semplicemente
accettare chi non vuole dare questi meriti a chi ha allestito questa squadra, a chi l'ha condotta, a chi l'ha gestita. Bisogna riconoscere che il Napoli sono un paio d'anni che sta facendo un lavoro sulle scelte, sull'economia, sulla gestione straordinario. Più volte ho detto che ha un paio d'anni di vantaggio sui club che sono gli antagonisti alla vittoria finale anche nei prossimi anni. Se si continua con questa strategia si può veramente aprire un ciclo. E poi di questo ne parliamo a cose fatte. Grazie Peppe, un abbraccio, buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro a tutti. Grazie a Peppe Candela, dirigente sportivo. Tra un po' andremo in casa da Zon con Alberto Santi, con Massimo Brambati, per capire poi i contenuti tecnici di queste sfide, Roma-Milan, Inter-Lazio, soprattutto per quanto ci riguarda Inter-Lazio e ovviamente Napoli-Salernitana con doppio ex. E poi parliamo anche di ordine pubblico, di soprattutto piano traffico, perché appunto molti sono preoccupati. Per esempio Max scrive: scusate, ma le limitazioni del traffico riguarderanno anche coloro che si recheranno allo stadio, ne dovranno tornare magari con lo scooter? Sì, ne riguardano tutti ragazzi, tutti tranne gli autorizzati evidentemente. E molti scrivono: è una buona soluzione, una buona idea andare prima alla stazione con la macchina e poi prendere il treno. Sì, anche da stazioni precedenti a Piazza Garibaldi sarebbe ancora meglio secondo me. Pubblicità e torniamo. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Eccoci cari amici, tanti messaggi che arrivano, molti ci chiedono davvero sarà possibile, se dovessero dare la possibilità di poter cambiare il nominativo di un biglietto acquistato, anche per molte persone non potranno andare allo stadio a causa spostamento e quindi avere la possibilità di venderlo. Ci stiamo informando su questa possibilità, se last minute a questo punto, perché oggi ovviamente è venerdì, c'è la possibilità di un cambio utilizzatore, perché appunto ovviamente tanti che avevano programmato di andare a vedere la partita domani magari non possono andare domenica. Andiamo sul discorso tecnico però, perché Napoli-Salernitana c'è da vincere comunque questa partita, c'è da capire se l'Inter davvero può perdere la quarta consecutiva, se la Lazio può vincere la quarta consecutiva in casa, intendo, e Lazio vincere, poter andare a vincere a San Siro. Ne parliamo con Alberto Santi, collega giornalista per DAZN. Ciao Alberto, buongiorno. Ciao ragazzi, un saluto a tutti. E grazie per essere con noi. Ne parliamo anche con Massimo Brambati. Ciao Massimo, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai? Tutto bene? Benissimo, benissimo. Quindi Paolo Cannavaro va a New York a festeggiare lo scudetto e tu torni in Italia invece. Sì, contrario, sì, cioè, la staffetta. Sono tornato proprio in queste ore. Ti ho subito catturato, ti ho corteggiato con una foto, possiamo dire, in cui c'è Brambati con Maradona, foto del Museo CAM dove ci sono tante maglie. Mi è passata adesso davanti perché ho dovuto fare dei lavori in casa e la persona che mi ha fatto i lavori ha dovuto levare questa gigantografia che mi avevano regalato all'epoca, bellissima, e poi vabbè, me ne hai mandata una tu, altrettanto bella, dovrò fare la gigantografia anche di quella. Allora, parliamo di cose tecniche, come si diceva, Inter-Lazio e Napoli-Salernitana, parto dal derby campano. Alberto Santi per DAZN, commentato la Salernitana di recente a Torino, mi sembra, no? Nel pareggio 1-1, è una Salernitana che viene da 8 gare consecutive positive, ha vinto col Sassuolo, è in forma, quindi lo sgambetto che sognano dalla vicina Salerno, non dico che è possibile, però è un rischio per il Napoli, nel senso, sta bene la Salernitana, Alberto? Beh sì, certo, è una squadra che, come hai detto tu, nelle ultime partite ha sempre fatto molto bene, ha sempre cercato di imporre il proprio calcio, ha avuto anche magari un pizzico di fortuna che comunque non guasta mai, ma la fortuna aiuta quelli bravi, no? Si dice, aiuta gli audaci, quindi certo. Contro l'Inter per esempio ciò è stato fenomenale con tutte quelle parate, e poi tutta quella bravura è stata ripagata da quello che lui stesso ha ammesso, Candreva, di aver sbagliato un cross e la palla è andata in porta, insomma. Però rimane un punto fatto contro l'Inter, rimane un punto in trasferta contro il Torino, e forse meritava anche qualcosina in più, insomma. È una squadra che in questo momento sta bene, sta andando bene, ha cambiato un po' modo di giocare rispetto a Nicola, perché Paolo Sosa ha riavanzato un po' Candreva, lo ha riavvicinato alla punta, sta usando magari o le due punte in base a chi sceglie, oppure due uomini a supporto della punta, però poi Pia si è dimostrato un grandissimo acquisto, insomma. È una squadra che, come hai detto tu, non ha voglia di fare solo la comparsa, perché poi giustamente per lo scudetto del Napoli è ormai una questione di tempo, però comunque nessuno ha voglia di scendere in campo per regalare qualcosa a qualcuno, no? Credo che Massimo lo possa sapere
meglio di chiunque altro. Io purtroppo non sono mai stato calciatore professionista e quindi non lo so, però insomma dubito che abbiano proprio voglia di star lì a farsi festeggiare in faccia. Comunque lo studente che rimane meritatissimo, che rimane meritatissimo. No, per carità, Massimo, è così, no? La Salernitana ha anche delle motivazioni proprio di campanilismo, oltre che di classifica, perché non è ancora salva, anche se è molto avanti in questo discorso. No, ma io credo che ha ragione il nostro amico Alberto ha ragione, perché io credo che sia un qualcosa anche che uno ha dentro, cioè non voler far sì che si possa festeggiare un qualcosa in faccia a un avversario, e credo che loro abbiano anche il dovere di dimostrare, insomma, che stanno facendo bene, che stanno facendo un campionato all'altezza, e lo vorranno sicuramente dimostrare, insomma, magari anche cercando di rovinare la festa al Napoli. E diciamo così, di posticipare eventualmente i festeggiamenti, anche se poi, insomma, mi sembra veramente un posticipare di poco, perché poi sei legato anche al risultato di San Siro, quindi io credo che alla fine festeggerà il Napoli. Ecco, in questo senso, Massimo, parto da te stavolta. Io però una cosa la devo dire. Sì, vai, certo. Mi auguro anche comunque Napoli campione d'Italia, ma su per esempio sull'allenatore non ne ho dubbi, poi continui a fare il campionato che ha fatto finora. Perché certo. Il Napoli sono poi di record avrà, da centrale, avrà in mano con alcune sfide chiavi per determinare alcune situazioni di salvezza, di Champions, eccetera, eccetera, perché il calendario prevede anche questo. Sì, c'è Napoli-Inter, ovviamente Udinese e Fiorentina, le prossime due sono un po' meno importanti. Oddio, la Fiorentina può andare ancora in Europa, ovviamente, tramite il campionato. Esatto. Sono d'accordo con te, parto da te però su Inter-Lazio. L'Inter, come l'hai vista contro la Juventus in Coppa Italia, viene da 3 sconfitte consecutive in casa, l'ultima col Monza abbastanza sanguinosa. In Coppa funziona alla grande, in campionato no, ma l'Inter, e in questa Inter, è capace di fermare questa Lazio di campionato, Massimo? Ma dipende quale Inter avremo. Se avremo l'Inter Dottor Jekyll o Mr. Hyde, perché insomma trovo che sia veramente quasi inspiegabile questo doppio rendimento in campionato e poi in Coppa. Non farei un distinguo tra la Champions e la Coppa Italia. La Coppa Italia, secondo me, sono state solamente un paio di partite, perché poi sia la Juventus che l'Inter, insomma, per arrivare in semifinale non mi sembra che abbiano dovuto fare chissà che cosa. Mi sembra la Juve ha battuto il Monza e la Lazio, tutte e due in casa, l'Inter, il Parma e l'Atalanta, entrambi tutti in casa, quindi il rendimento della Coppa Italia, insomma, è un qualcosa che va al di là di quello che è invece il rendimento proprio evidente tra la Champions e il campionato. Certo. Perché l'Inter, insomma, con 11 sconfitte, secondo me ha buttato via anche, a mio avviso, un qualcosa che poteva determinare, non ti dico un equilibrio, ma un po' più di ansia al Napoli, per esempio. Sicuramente, chiaro, consideriamo 11 vittorie. No, non dico 11 vittorie, ma se su 11 sconfitte tu facevi almeno 6 vittorie, erano già 18 punti in più. Insomma, io non ti dico che 72 avrebbe avuto meno 6 dal Napoli, è chiaro, sarebbe stato diverso. Assolutamente sarebbe stato diverso. Quindi non riesco a capire. Sono anch'io curioso di vedere, di capire se questa volta ha veramente svoltato anche in campionato, anche se ormai siamo alla fine. In questo senso, Alberto, abbiamo detto della Salernitana che effettivamente ha delle qualità per mettere in difficoltà il Napoli. Poi è chiaro, bisogna capire come si arriva a questa partita, perché se l'Inter poi ferma la Lazio, il Napoli avrà non la pressione ma una carica incredibile, no, per vincere la partita. Ma questa Lazio sta facendo molto bene con le grandi squadre, con le, diciamo, gli scontri diretti nelle ultime partite, la vittoria con la Juventus, con Napoli anche, quindi non è detto che la Lazio non vinca a Milano, giusto? Sì, è fatto bene evidenziarlo, perché poi appunto giustamente ci si concentra su quello che può essere il raggiungimento matematico di un obiettivo che sembra ormai alla portata.
però insomma devono succedere due cose, cioè che il Napoli vinca con la Salernitana e appunto l'altra che la Lazio non vinca a San Siro con l'Inter. E mi chiedo perché non dovrebbe succedere che la Lazio vinca a San Siro. La Lazio in questo momento si sta dimostrando la seconda migliore del campionato, lo dice la classifica, sì. Ha un centrocampo che secondo me è tra i più forti del campionato, già solo con Milinkovic Savic e Luis Alberto sono due dei migliori centrocampisti della Serie A. Sta facendo un grande campionato e da Immobile quest'anno non ha avuto praticamente niente in confronto a quello che di solito porta, quindi con tutti i suoi gol. Quindi insomma questa è proprio una grande qualità che Sarri ha trovato e dato alla squadra. L'unico neo forse può essere appunto l'eliminazione dalla Conference League. Per me non è mai un vantaggio uscire prima da una competizione e potersi concentrare un avversario alla volta. Sicuramente però non lo voglio definire vantaggio, però magari un po' aiuta, no? Avere 7 giorni pieni per preparare una partita, un solo avversario. Sì, l'Inter punto, invece sì. Dall'altra parte ha la Coppa Italia, ha avuto la Champions, insomma ci sarà il turno infrasettimanale, le partite saranno tante e in più l'Inter è in una posizione di classifica che non le permette di perdere ulteriore tempo. Alberto, grazie, un abbraccio e buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, sempre un piacere, ciao, alla prossima. Ciao. Grazie Alberto Santi. Massimo, prima di salutarti, poi ci sentiamo anche, ecco, se fatta, se ti fa piacere, sei sempre molto disponibile, a me piace molto parlare di calcio con te. Tu definirai o definiresti questo scudetto come quello di Spalletti? Tra l'altro poi del futuro di Spalletti ne parliamo anche insieme, poi dopo, perché qualche piccolo dubbio c'è, ma ne parliamo dopo la festa eventualmente. È lo scudetto di Spalletti o anche di altre cose? Ma allora, secondo me è lo scudetto di Spalletti, ma è anche lo scudetto secondo me di Giuntoli, che è riuscito a fare un mercato incredibile, non solo negli acquisti ma anche nelle cessioni, perché io credo che il punto cruciale del Napoli sia stato quello di ottimizzare economicamente anche alcune cessioni, di liberare alcuni svincolati che rappresentavano forse anche l'anima e il cuore di questo Napoli da tanti anni: Mertens, Koulibaly, Insigne, lo stesso Spina, insomma tanti giocatori sono partiti. Io onestamente non ho mai messo il Napoli tra le favorite, mai, quindi lo devo dire. Messo nessuno di noi, credo solo indovino. Esatto, io avevo messo le tre, Juventus, Milan e Inter, non in questo ordine, ma comunque quelle dovevano e pensavo fossero. Non avevo messo addirittura nell'outsider il Napoli, perché vedevo questi giocatori nuovi che erano sicuramente un punto di domanda. Quindi qui c'è l'occhio lungo di Giuntoli, accompagnato sicuramente dalle scelte avallate da Luciano, e credo che Luciano sia a mio avviso l'artefice di questo scudetto. Dispiace solo per la Champions, perché onestamente io invece lì mi aspettavo, non ti dico il Napoli che sarebbe passato facilmente, ma lo vedevo già quasi in finale, la verità, dopo il sorteggio. E certo, quindi quello è un'occasione sicuramente mancata, perché poi trovare un'altra occasione così apparecchiata, così insomma difficile. Sì, è vero, questo è verissimo. Massimo, grazie, un caro abbraccio e a presto. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie a Massimo Brambati. Voliamo in pubblicità, tra pochissimo. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci, cari amici, tanti messaggi che arrivano, anche richieste di come ci si può muovere domenica in città. Tra un po' ne parliamo con Gigi Roana del Mattino. Intanto però c'è Arturo di Napoli con noi. Ciao Arturo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori. Come stai Arturo? Ha giocato nel Napoli, ha giocato a lungo anche nella Salernitana, incarica un po' il tuo derby con una grande carica qui a Napoli per quello che potrebbe avvenire in Inter-Lazio soprattutto, però poi c'è anche carica a Salerno, perché questo spostamento ha un po' indispettito i calciatori. Quello sì, però è un evento di sport per il Napoli, è un evento che arriva dopo 33 anni, ma credo che la Salernitana, partecipando a una partita del genere, comunque è una bella cosa per tutto il sud. Sono aspetti quelli del calcio e del mondo ultras che vanno capiti. Il mondo ultras è un mondo a parte, li reputo protagonisti quanto i calciatori,
bisogna accettarli e rispettare il loro pensiero. No, quello sicuramente, assolutamente sì, quello senza dubbio, rispettare sempre. Arturo, dal punto di vista tecnico, a Sanitana è in un buon momento, il Napoli a Torino ha vinto con merito, diciamo, superando un po', no, le scorie della Champions League. Tecnicamente poi è chiaro, molto dal punto di vista sentimentale potrà incidere o emotivo su quella partita, però tecnicamente che partita ti aspetti? Ma il Napoli credo che abbia dimostrato in tutti gli stadi, e non solo in Italia ma anche a livello europeo, del grande valore di questa squadra, che non arriva per caso. È un percorso di Spalletti e quello di De Laurentiis lungo mesi e anni, quindi credo che oggi il Napoli sia consolidata come squadra, quindi un calcio spumeggiante ma nello stesso tempo redditizio, e quindi il Napoli, voglio dire, chi dice che il Napoli no che non merita di aver vinto lo scudetto, ma anche i punti di distacco, mente sapendo di mentire, insomma, mente per la Salernitana. Credo col cambio d'allenatore hanno switchato, oggi la Salernitana è una bella realtà, una società assolutamente solida e ambiziosa, e che credo che arrivi in un buon momento. Le partite sì, vanno sempre giocate, certo, non c'è nulla di scontato. Beh, l'incrocio perfetto con di Napoli, perché è cresciuto nell'Inter, origini napoletane, ha fatto tante cose a Salerno, ma questa Inter che in Coppa va bene, alla grande direi anche, può fermare la Lazio? Cioè, nel senso che tutto dipende anche da lì, per quanto ci riguarda. Sì, sì, io credo che l'Inter è una squadra che è stata un po' discontinua, però il valore della rosa, certo, per questo, però poi diventa, c'è il dubbio che la Lazio possa fare risultato a Milano anche per la forza della Lazio, per l'Inter. Guarda, la Lazio sta vivendo un momento fantastico, nel senso che i giocatori della Lazio hanno, credo, intrapreso e capito quello che è il modo di fare calcio di Sarri, e quando questo avviene in alcuni tratti la Lazio mi è sembrato un po' quel Napoli fantastico dello stesso Sarri, no? Una squadra che gioca a memoria, in rapidità, in velocità. È una squadra che sicuramente non è una partita scontata neanche per l'Inter. Certo, è vero. Arturo, grazie, un abbraccio, grazie, ci sentiamo a vedere cose fatte. Un abbraccio. Grazie Arturo di Napoli, molti messaggi. Questo amico scrive: Ticket One spesso ha la possibilità di vendere sul sito la funzione con la funzione da fan a fan, bisogna vedere se si può fare anche in questo caso. Ci stiamo informando, stasera c'è 20:21, ricordiamo, Marte Sport Live della sera con Emanuela Castelli, quindi vi terremo aggiornati anche su questo fronte. Intanto però tante domande: ma le bici elettriche possono passare? Ma i monopattini? No, nessuno può passare, se non gli autorizzati, nella zona maxi pedonale. Giusto Gigi Rovano del Mattino, buongiorno. Buongiorno a voi ragazzi. Sulle bici elettriche mi pare che non esista divieto, però bici elettriche sono sbagliato. Non è detto, aspettiamo un altro pochino quando ci sarà l'arrotondamento di queste ordinanze e di quello che si sta mettendo a punto, perché ricordo che ci sta ancora un tavolo tecnico aperto, ecco, in questo momento in questura, dove si stanno mettendo a punto gli ultimi particolari, e soprattutto si sta capendo su quante forze dell'ordine aggiuntive a quelle stanziali realmente si potrà contare, perché i varchi tanto saranno più solidi, meno penetrabili, certo, quanto più ci saranno persone in divisa che li potranno presidiare. Si parlava no, di 90 varchi, di 12, dai 12 in poi, però poi è chiaro. Ma certo, no, ma questi sono confermati. 90 la chiusura, varchi, ricordiamo, dalle 12 in poi. Sì. Dalle 12 per ora è così, credo che ci siano movimenti di alcuni consiglieri comunali che vorrebbero spostarlo alle 14, ma ora la palla è in mano al prefetto, che mai come questa volta è stato chiarissimo. Ieri ci ha detto che esistono le ordinanze per l'ordine pubblico, ma soprattutto le ordinanze per motivi di necessità. E certo, quello che c'è a Napoli in questi giorni qua, e non penso solo ai tifosi, che ragazzi qua stanno decine di migliaia di turisti, gente che viene... Comic-Con, eventi... Un boom, questo è una città meravigliosamente accogliente, facciamo tutti i debiti scongiuri, finora non si registrano... tranne qualcosina a largo Maradona, ma è una guerra tra di loro, tra le persone che stanno là per vendere i gadget, non si registrano episodi di particolare sofferenza sotto il profilo della criminalità, la gente è serena, tranquilla e contenta. Quello che osservo è che i napoletani insieme ai turisti si vogliono godere questa atmosfera
festaiola che trascina un po' tutti. I dati di Confesercenti parlano di 250.000 turisti attesi in Campania per il ponte, dei quali 170.000 a Napoli. Di questo, più il comico, più la festa, diventa una bomba esplosiva. Cioè, una bomba no, un caos. No, io ritengo, ragazzi, che bisogna... il dispositivo, sento che ci sono delle modifiche, ma intanto Napoli rispetto a 30 anni fa è cambiata, cioè è una cittadinanza attiva molto più sensibile, e quindi i napoletani sono responsabilizzati. 30 anni fa c'era l'oleografia, il folcore, la macchina segata a metà, la gente che correva all'impazzata sul lungomare, i babà che volavano a destra e a sinistra. Questa è una città che vive 7 giorni su 7, non da oggi che c'è la festa Scudetto, ma da mesi, e tu Dario lo sai perché la racconti tutti i giorni, e i dati di Confesercenti sono molto molto precisi in questo senso qua. C'è una massa enorme di persone che si aggiunge a quella che è appena andata via, ma non 10 giorni fa o 20 giorni fa, 4 giorni fa con il ponte del 25 aprile, voglio dire. E quindi tutte queste cose qua vanno messe insieme. Per me l'ordinanza di necessità che ha fatto il prefetto non solo è giusta, è soprattutto opportuna, perché qua non si tratta di ingabbiare la gioia, si tratta di tenere alla larga dal centro della città, dalle aree più sensibili, macchine e motorini. Questo è. Eh sì, tra l'altro Gigi Roano è un grandissimo tifoso del Napoli, immagino che tu sarai allo stadio. No, io sarò purtroppo in redazione. Ah, sei in redazione, che domenica, magari fosse, ecco, tu sei uno di quelli che che diciamo non l'ha presa bene dal punto di vista sentimentale lo spostamento alla domenica, evidentemente. No, sabato e domenica ero comunque di turno, sono precettati perché nei giornali succede così, ma anche gli altri colleghi, tranne quelli che avranno la fortuna che seguono lo sport di godersi dal vivo la festa, siamo stati tutti quanti precettati. Vedo pure voi, che voi delle radio che fate delle programmazioni bellissime, che ci tengono compagnia e ci danno anche a volte notizie in tempo reale. Grazie, tra l'altro in questo senso arrivano un po' di notizie dalla Ticket One, abbiamo richiesto cambio nominativo, non è possibile almeno finora per Napoli Salernitana, chi potrà andare potrà però chiedere un rimborso, già questo è ovviamente una possibilità, ci dispiace, indubbiamente moltissime persone che lavorano, che vanno a comunioni, battesimi o che hanno altri impegni, perché si lavora molto spesso anche domenica nei tempi moderni, voglio dire, a parte noi della comunicazione, e quindi è chiaro che avevano programmato di andare il sabato allo stadio, di prendere il giorno di ferie, per dire, di festa il sabato, o di avere il turno di domenica e non di sabato, però insomma questa è la situazione al momento, vi terremo aggiornati anche questa sera. Gigi, intanto io ti mando un grande abbraccio, proprio una definizione last in pochi secondi tua di questo tricolore, lo scudetto de talento, merito, coraggio, quando sarà, quando sarà? Quando? Io per me, ragazzi, all'83esimo Raffadori ha messo il timbro, indubbiamente. Per me è lo scudetto che rappresenta una città che sta cambiando, che sta crescendo, ci sono molte cose da fare, e il patron della Ventis in questo ha dato un segnale a tutta la città, a tutta la classe dirigente, a tutti. Cioè, non è vero, ha rotto un tabù, non è vero che a Napoli le cose non si possono fare, si possono fare e si può vincere. E questo è uno scudetto che io mi sto godendo moltissimo, addirittura più di quelli di Maradona, perché mentre all'epoca era una cosa improvvisata, adesso io vedo una città partecipe nel suo complesso, che si specchia in un'azienda che rappresenta appunto Napoli e che ha fatto qualcosa veramente di grandioso. Se si considera che non ci sono scelte, non ci sono grandi gruppi, non ci sono fondi, e qua è frutto di programmazione del lavoro. È vero. Grazie Gigi, un abbraccio, buon lavoro. Ciao a te, buon lavoro a te e un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie a Gigi Roano del Mattino. Allora, il Napoli si è allenato questa mattina, Mario Rui ha effettuato terapie, Politano ha svolto lavoro in piscina e allenamento individuale in campo, Simeone ha partecipato anche alla partita e l'ha vinta, tra l'altro con la squadra, con i vari Rachmani, Juan Jesus, Zirischi, Lobotka, eccetera eccetera, quindi ovviamente Simeone è recuperato. Ne parliamo già e ancora questa sera dalle 20 alle 21 per Marte Sport Live con Emanuela Castelli. Lascio spazio e microfono a Davide Scafa e Rosana Nacone, non perdete ovviamente l'appuntamento con il pomeriggio marziano. Un abbraccio da parte mia, Dario Sarrataro, grazie a Soriani e a voi che ci avete ascoltato. Ciao a tutti.